Se invece ci spostiamo su quest'altra, cioè le due di fronte e retro, qui invece abbiamo il discorso sul mais, che ci facciamo adesso prima una carrellatina veloce, così magari da arrivare giù e fare anche due chiacchiere prima che c'è da mangiare. Ancora una volta partiamo da un presupposto, facciamo così. Secondo voi quanti ettari di mais ci sono nel mondo? Una domanda a bruciapelo, un numero che si può dare un'idea. Milioni di ettari, in Italia ne abbiamo 1 milione, nel mondo ce ne sono 180 milioni. Noi pesiamo sul mercato del mais 1 milione su 180. È una prima valutazione sul mercato globale e mondiale che dobbiamo tenere presente. Seconda cosa, se noi siamo 1 milione su 180, chi fa la parte da leone? Chi? Gli americani, nel nome degli Stati Uniti d'America, 38-40 milioni, ma il secondo è la Cina. Allora, 35 milioni, 36 milioni di ettari. Siamo arrivati già a 35, diciamo che siamo lì, 75 milioni di ettari se li fanno solo loro. Gli altri 100 se li dividono tutto il resto, ok? Ma la cosa più interessante da prendere e valutare è questa. Gli americani sono 400-350 milioni, se non sbaglio, di persone, ok? I cinesi 1,3 miliardi. Un americano mangia 150 kg di carne all'anno, un cinese ne mangia 16-17. Quando i cinesi vorranno mangiare la stessa quantità di carne che mangia un americano, siamo a posto, scoppierà la terza guerra mondiale. Non so se siete d'accordo. E il motivo è presto detto, perché quando si parla di mais, si parla di carne. Non ce n'è. Il mais lo utilizziamo per il 90-95% per produrre carne. Un altro piccolo dato, e poi passiamo a questa valutazione che stiamo. Passiamo alla concimazione, a come coltivarlo. Un chilo di pollo, 2 chili di mais, un chilo di carne di pollo, un chilo di maiale, 4 chili di mais, più o meno, concedetemi adesso le verba, un chilo di vitello o di vitellone, 7 chili, 6 chili e mezzo di mais. I cinesi stanno mangiando pollo ancora adesso, quindi se si arrabbiano che vogliono mangiare carne come gli americani, pollo, ancora, ma se la vorranno mangiare di vitello come fanno gli americani, non ce n'è, perché non basta, torniamo a essere tutti vegetariani. Una piccola parentesi e quindi andiamo avanti sul nostro ragionamento. Così come siamo partiti col grano, sul discorso di quanta roba si prende ogni volta che coltiviamo un ettaro di terra, la stessa cosa è partiamo con il mais. Allora, se io produco 9,5 tonnellate, 95 quintali di granella secca a ettaro, è la media più o meno ferrarese negli ultimi anni, 9,5 tonnellate, più o meno. Quanto azoto mi porto via? 151 nella granella, 106 negli stocchi. Se faccio il trinciato mi porto via 250 kg, 260 kg. Ricordiamocelo, se faccio il trinciato mi porto via tutto. È una valutazione che bisogna sempre ricordarsi. Prenderò, non avrò qualche spesa rispetto al fatto che dovrò fare un'irrigazione forse, ma neanche tanto, però porto via tutto e nel tempo il mio terreno si impoverisce. Di fosforo 62, 34, 95 e il resto. Vedete, il potassio arriva fino a 202 kg, più o meno simile al mais, all'azoto. Una riflessione, c'è anche bisogno di zinco e anche una quantità di zolfo. Quindi sono due elementi molto importanti. Zolfo e zinco. Quindi partiamo da questo ragionamento. Quindi se diciamo per ogni tonnellata che io produco, ci vogliono circa 15 kg di azoto. 15 kg di azoto, dividiamo per 0,5, sono 3 kg di urea.
No, 30 kg di urea più o meno, no? Ok, questo è il nostro punto di riferimento. Il dottore, la fisiologia, come è fatta la pianta, e qui cerchiamo di ragionare e parlare tutti la stessa lingua. Mentre nel grano abbiamo visto che emergenza, accestimento, levata, botticelle, maturazione, più o meno abbiamo tutti idea di che cosa significa, vediamo un attimo nel mais. Parliamo di stadi, ok, vegetativi, fino a quando non c'è stata l'emissione del pennacchio, o meglio dell'organo maschile che è su che fa il polline. Quando ha emerso quella parte lì, si passa dalla fase vegetativa alla fase riproduttiva, cioè la pianta deve riprodursi, deve garantirsi il fatto che deve continuare a vivere, quindi un seme che il prossimo anno dovrà essere germogliato, e così via, così via. Come si fanno a distinguere le varie fasi? La prima, si parla di VE quando si ha l'emergenza, vedete quella più piccola sulla, alla mia destra, no? È appena emerso la piantina di mais. Nella pianta centrale invece, vedete quella fogliettina laterale? Quella è la prima foglia dove si vede per esteso la ligula che si attacca al culmo, ok? Siamo al V1. Se andiamo a fianco, abbiamo un V2, cioè sono due foglie che hanno completato lo sviluppo e la ligula che abbraccia il culmo è perfettamente visibile. Anche se ne vediamo quattro di foglie lì, quindi non bisogna farsi ingannare. Il motivo con cui si distingue semplicemente vedendo le braccia che stringono il culmo. Non so se mi sono spiegato. Perché è importante questo tipo di valutazione? Intanto perché parliamo tutti la stessa lingua e riusciamo a capire il mais a che stadio è, perché comunque è uno stadio fisiologico, giusto? Dove c'è quella freccettina gialla su in alto, la vedete? C'è una piccola protuberanza di fianco, quella lì è la spiga, la pannocchia, ok? Si differenzia allo stadio V6, cioè quando ci sono sei foglie che sono completamente sviluppate e si vede che con le loro braccine abbracciano il culmo, ok? V6, solitamente siamo circa, non mi ricordo, non vorrei dire, però 35-40 giorni dopo che il mais è emerso, più o meno, che è venuto fuori, ok? Se invece vediamo dall'altra parte, quella cosa bianca, no? È la parola inglese che si chiama tessel, quella lì, la parte in alto, non è altro che il pennacchio, la parte maschile, e quella lì si differenzia allo stadio V9. Signora, ancora una volta le donne sono vincenti, hanno capito prima che devono anticipare gli uomini, giusto? Quindi, in una fase più avanzata. E allora, perché è importante avere questi due momenti sotto controllo? Questa è una spiga che già si è sviluppata ed siamo allo stadio V14. Quei dentellini che vediamo di fianco, perché praticamente è una sezione, è il punto in cui si andranno a inserire le varie cariossidi. Ci sono su una spiga dai 750 ai 1000 ovuli, la parte che devono prendere il polline dell'essere che è su. 750-1000, a seconda della varietà e della classe di maturazione. Il nostro obiettivo qual è? Che i maschietti facciano festa lassù, no? Li dobbiamo fecondare tutti. Se li fecondo tutti, avrò per ogni spiga dai 750 alle 1000 cariossidi. Questo è il nostro obiettivo. E quindi alla fine mi ritroverò con una spiga di questo tipo che nella parte bassa, vedete, è bella, ma quell'effetto in alto, quelli sono tutti ovuli che hanno abortito. Non sono riuscito a portarli a fine, cioè saranno stati anche dei figli che io, però non si sono fermati. Le ragioni possono essere o genetiche, ma nella stragrande maggioranza dei casi sono stress. Non so se siete d'accordo. Ok. In questo caso, su questa spiga, facendo una valutazione sui ranghi e su quanti chicchi ci sono per ranghi, abbiamo raggiunto 608 cariossidi.
se noi mettevamo a punto anche la parte finale, sicuramente avremmo superato le 750 rispetto al discorso fisiologico di cui parlavamo sopra. E parliamo degli stress. Qui sono gli americani che si sono divertiti, quindi è uno studio non italiano, ma è il concetto che è interessante. Abbiamo l'evapotraspirato in millimetri. Allora, la pianta, per assorbire gli elementi nutritivi e per crescere, le radici assorbono acqua e tutto ciò che c'è dentro. Ma qual è la forza che la fa passare dalle radici e andare fuori? Come fa a passare? Non c'è una pompa che spinge, c'è un sistema di evaporazione, cioè la fa traspirare perché fa caldo. E questo sistema innesca un processo di passaggio e quindi le intrattiene attraverso la fotosintesi tutto ciò che ha, che gli serve per vivere. Però se non c'è la traspirazione, la pianta non va. Quando fa molto caldo chiude gli stomi e non produce. In questo caso ci sono tre colture a confronto. Il mais, vedete quella curva tratteggiata, quella linea tratteggiata bella inclinata, e le altre due è il grano, quella a puntini, e quella continua invece è la soia. Ok? Diciamo che intorno ai 500 mm di evapotraspirato. Cosa significa 500 mm? Ogni millimetro d'acqua per ettaro bagna circa un centimetro ed equivale a 10 metri cubi d'acqua. Quindi moltiplichiamo quei 500 per 10, sono 5.000 metri cubi d'acqua. Non so se... 5.000 metri cubi d'acqua. Noi non ce ne accorgiamo. Ma un idraulico si metterebbe le mani nei capelli, ok? A 500 metri cubi d'acqua, il grano e la soia, con quella quantità d'acqua, che cosa sono in grado di produrci? In questo studio sono stati, secondo me, un po' bassi. Diciamo intorno alle 3 tonnellate, bassi, secondo me. Ma diciamo che è uno studio accademico, quindi ce lo possiamo, è il concetto quello che conta. Con la stessa quantità d'acqua, il mais dove è arrivato? È una macchina da guerra, ragazzi, è una roba pazzesca, perché a differenza del grano e della soia, se fa molto caldo lei non si ferma, continua ad andare, anzi più caldo fa, più gli dai acqua e più gli dai da mangiare, lui va avanti, cresce, gli piace, è una macchina che non si ferma, perché si è adattata a un processo evolutivo molto importante. Ecco perché siamo riusciti a passare a delle produzioni dell'inizio del secolo molto basse, fino a superare addirittura adesso negli Stati Uniti, mi sa che sono arrivati nelle punte, la Pioneer ha fatto tipo 25 tonnellate per ettaro. Sembra che questo è il record mondiale che loro hanno certificato, una roba del genere. Perché è una macchina sensazionale. Come? Come? Altre marche, no? Pioneer. Però sicuramente anche KWS, Monsanto, Dekalb, anche gli altri. Però è anche lì, ancora una volta, il concetto che mi interessa. Ok? E torniamo ancora una volta al nostro ragionamento degli stress. Quindi è una pianta che se mettiamo nelle condizioni ideali di lavorare, ci dà delle produzioni straordinarie. Ok? Giorni dopo l'emergenza nella parte bassa, da 0 a 100, e la sensibilità alla siccità del mais, ok? Quando è il momento più critico? Quando emette il pennacchio. Questi maschi, signora, sono sempre delicati, ancora una volta. E perché è la parte più critica? Perché, signora, questa volta ci siete anche voi, perché in condizioni di siccità il polline e i famosi filamenti delle pannocchie si disidratano e disidratandosi non avviene la fecondazione, per cui c'è bisogno di far arrivare quei famosi 750.000 ovuli fino a quel punto belli in salute, ma nel momento clou non bisogna mollare, altrimenti non faccio incontrare il polline con i famosi capelli, o comunque come li chiamate, le setole, come li chiamate voi in... come? Le setole, ok. E questo è il concetto. E lì è il momento molto critico. Però un'altra cosa importante la dobbiamo ricordare.
i famosi 30 giorni dopo l'emergenza, no? Il famoso Busei, quando c'è la differenziazione della spiga, sono 2-3 anni a questa parte, ma soprattutto il 2013 ci è successo, e se non ricordo male il 2003 o il 2010 anche, abbiamo avuto nelle prime fasi della siccità. Lì ci siamo giocati già qualcosa. Non è vero che non c'è quella sensibilità lì, perché poi se arriviamo da un inverno che non è piovuto, come è successo nel 2013, vi ricordate? 2012, bravo. Nel 2012 le condizioni si aggravano molto di più. Abbiamo visto il mais che arricciava le foglie, cosa che era quasi... Nel 2012 non, addirittura qualcuno non riuscì neanche a maturare la spiga. È vero. No, qualcuno non recuperava neanche i soldi dell'attrebbiatura. Quindi torniamo al nostro ragionamento, no? Abbiamo preso questo lato della curva, insomma, della sensibilità, diciamo, la parte della campana, no? E la curva è la, come si chiama? È la media del danno, no? Mentre quella che vedete su e giù, come se fosse un elettrocardiogramma, è la quantità d'acqua e lo stress che ogni stagione viene a verificare. Nel 2012 si è arrivato fino a su, nel 2013, nel 2014, l'anno scorso, nel 2014 abbiamo avuto un'annata straordinaria, ci posizioniamo al di sotto della curva perché piove molto e noi non dobbiamo dare dell'acqua fondamentalmente. Quindi la sensibilità dipende anche dalla stagione e noi dobbiamo essere bravi a seguire e ad assecondare la pianta nei vari momenti per dare l'acqua. Quindi, cosa succede? Vediamo un po', ancora una volta. La pianta, la profondità, in centimetri, da 0 a 100, sul mio lato destro, si vede, non si vede molto bene, ma su questa parte qui, ok? Poi abbiamo i giorni di emergenza, da 0 a 120, cioè da dopo che ho seminato la pianta come si sviluppa. Quella pianta che vedete, diciamo, è la pianta come si dovrebbe raggiungere alla fine del ciclo vegetativo. E durante il ciclo vegetativo da dove prende l'acqua? Allora, il 40% tra 0 e 25 cm, è lì che si giocano i ruoli più importanti. Il 30% tra 25 e 50, l'altro 20% tra i 50 e 75 e solo il 10% dai 75 e 100 cm. Vedete la curva, quella specie di sedia, quella spezzata, no? Quello ci fa capire come la pianta si comporta e che capacità ha di assorbire l'acqua. In altri termini, nei primi 50 cm di terreno si gioca tutta la partita. Ed ecco perché che si dà l'acqua 35-40 mm. Ricordiamoci sempre, un millimetro, un centimetro di terra bagnata, più o meno. Se è un terreno sabbioso, si dice non diamo mai più di 25-30 mm d'acqua, perché altrimenti la faccio andare giù, la perdo. Se è limoso, magari va per scorrimento e non penetra. Ecco, ancora una volta, alcuni accorgimenti che noi conosciamo benissimo, ma che a volte magari ci dimentichiamo. Non so se siete d'accordo. Avete qualche domanda? Una pianta arriva fino a un metro di profondità? Sì, le radici possono arrivare, ma possono andare anche più giù. C'è la barba dietro che è arrivata fino a, arriva più a 2 metri, sì. A fine 2 metri ci arriva. L'altro concetto è, più vai in profondità e più spende energia. E quindi si concentra sotto e su. Per una bietola può andare bene perché deve crescere il fittone, non la radice. Però i giochi si fanno a quei livelli lì. Okay. Sì, la radice della pianta va a incidere su un terreno lavorato? Certo. Su una vattura, per esempio, in una vattura. Sì. Faccio questo inciso, così rispondo anche alla sua domanda. Consideriamo un altro aspetto. Se io mi gioco la quantità d'acqua dove la pianta è molto attiva tra 0 e 50 cm, ok? E a un certo punto io decido che non piove, basta, mi stufo, non voglio dare più acqua. Si sono asciugati quei 50 cm. La pianta si concentra nelle parti più basse perché è bagnato, giusto? Ma gli elementi nutritivi dove sono? Per cui si disseta, ma da mangiare su, su non c'è nulla. Quindi lavorare il terreno ha una fondamentale importanza perché devi immagazzinare acqua. E se io ho un terreno non lavorato bene, posso ridurre la sua capacità di campo anche del 50%. Il famoso un centimetro, un millimetro, se è lavorato male,
c'è un millimetro d'acqua, cioè 10 metri cubi in un centimetro di terreno, ma la pianta ne ha disponibili, ne prende solo la metà, e a volte anche meno della metà. È lì che si gioca la lavorazione del terreno. Cioè, non so se sono riuscito a spiegare. Se il terreno è arato più fondo, cambia questa. Cambia nella misura in cui però ci ricordiamo che nei primi 50 centimetri facciamo il nostro gioco, e nei primi 50 centimetri che mi deve trovare il top. E la concimazione arata cambia anche. Certo, ricordiamoci che il fosforo si muove pochi centimetri. Se io non interro il fosforo lo faccio scendere massimo di un centimetro, ma anche meno. Se io non lo faccio per il potassio mi riesco a muovere anche di 5 cm. Ecco perché la concimazione di fondo lo devo fare prima e devo interrarlo, perché devo dare modo che le radici lo prendano devono andare a contatto con l'elemento nutritivo. Per questo che andremo a vedere poi anche la tecnica della concimazione, anche dello starter in banda, perché ci aiuta nelle prime fasi. Però è lì che ci dobbiamo concentrare. Non so, quindi non calpestarlo, non compattarlo, lavorarlo bene, ma andare a più di 50 cm, al nord ci prendono per matti in Italia. No, lassù lavorano, i francesi e i tedeschi lavorano a 30, 25, 30, non di più. Però loro piove, piove un bel po'. Però anche noi non dobbiamo arrivarci a. Allora, torniamo al nostro ragionamento. Vediamo cosa è successo dal punto di vista della... Forse è il caso che a questo punto prendiamo la brosciolina che avete tra le mani, no? La mettiamo a questa pagina, alla seconda. Quando parliamo di... sicuramente sapete già meglio di me di cosa stiamo parlando, per cui è inutile, però è interessante riflettere assieme. Quando parliamo di concimazione starter, vedete questa immagine qui, no? C'è il semino, la nostra cariosside, e il motivo per cui il concime, vedete dove lo mettiamo? Ha 2-5 cm di lato e 5 cm di profondità. Gli americani la chiamano 2x2, perché loro lavorano in pollici, un pollice è 2 cm e mezzo, noi dovremmo chiamarla 5x5. Perché è importante mettere il concime a questa profondità? E non a contatto con il seme. Se metto a contatto col seme, vi suggerisco di utilizzare solo del fosforo. Se mettete a contatto del seme dell'azoto, non superate mai i 3-5, massimo 5 unità per ettaro. E se c'è dell'urea, scordatevelo. Perché? Perché l'urea emette ammoniaca. L'ammoniaca non fa male solo a noi quando laviamo, fa male anche alla pianta, ustiona. Oltre al fatto che è una reazione esotermica, cioè quando si scioglie fa freddo, no? L'azoto viene utilizzato anche per questo, e quindi ti può ghiacciare, anche ti può rovinare e ti va a disturbare la fase di sviluppo della pianta. E questo è il motivo. Se invece c'è dell'ammonio, va bene, però non deve essere superiore, ripeto, come dicevo prima, a una certa qualità, 3-5 unità. Se invece la posizioniamo a questo livello, ci possiamo divertire a mettere azoto ureico, di quello che abbiamo, fosforo e potassio, in quantitativi decisamente più alti, perché una volta che è germogliata il seme, la piantina emetterà le radici, non avrà più problemi, la radice e l'organo deputato per assorbire gli elementi nutritivi, e si ritrova lì di fianco, non deve fare molta strada. Questa tecnica, che ci sono le seminatrici, ne abbiamo tu, è, io vi suggerisco, una tecnica molto interessante, perché aumenta l'efficienza d'uso del concime. E qui una piccola dimostrazione, ripeto, ci siamo divertiti a farlo nei nostri open day, nei campi di in fabbrica. Queste tre colonne che vedete, la più bassa a sinistra, alla mia destra, non concimazione in banda. Tutti hanno preso più o meno la stessa quantità, totale 184 kg di azoto, non di concime, ok? Non concimazione in banda, nel 2013 7,5 tonnellate per ettaro. Ma azoto è nitrato ammonico urea? Come, scusa? Azoto 184 è... Urea.
urea, perdonami, chilogrammi di azoto, no, di urea. Quindi devi fare quel 184 dividi per 0,46, sono... Ma si dà urea, quindi no... Urea, concimazione di copertura. Allora, ripeto, mi sono spiegato male. Quello che vedete su 184 kg è la quantità di azoto che è stata data in copertura, ok? Con una concimazione a base urea, sia nelle tre colonne che vedete. La differenza qual è? Che nella prima non abbiamo fatto questa tecnica che vedete lì, la concimazione in banda, zero. Abbiamo seminato, abbiamo aspettato che germogliasse, siamo andati a sarchiare, abbiamo dato prima la prima metà, dopo che abbiamo sarchiato abbiamo dato l'altra metà di urea, che è tecnica classica che si può fare. Nella colonna centrale, nella tecnica di concimazione in banda, abbiamo messo uno dei 5 quintali di cerea FOS di fianco, ok? Con quella tecnica, e sempre 184 in copertura di urea, chiaro? E abbiamo prodotto 9 tonnellate. Se invece avete visto lì di fianco 1,5 quintali di Universal Up 9,30, 9 d'azoto, che se avessi messo direttamente a contatto con il seme avrei avuto problemi sicuramente di piante che morivano, mentre di fianco questo problema non me l'ha dato, sono arrivato a 11 tonnellate e ho dato sempre la stessa quantità in copertura. Ma questo perché? Perché... No, semplicemente perché da quella parte lì ho dato un cocime molto vicino, ma gli ho dato anche dell'azoto, che gli piace alla pianta, molto, e quindi cresce e si sviluppa. Se... Questo è un esempio, vedete? In questa... Sono state raccolte lo stesso giorno, e quella prova che abbiamo fatto prima. Non concimazione in banda, quella che aveva fatto 7 tonnellate e mezzo, vedete com'era la pianta? Di fianco, solo fosforo, quella centrale, e a sinistra azoto, fosforo e potassio, ok? Vedete come cambia? Ma cambia principalmente nell'aspetto sia dello sviluppo radicale e di conseguenza anche della pianta, della parte aerea. Perché noi riusciamo ad arrivare, anche se le condizioni climatiche non ci permettono di entrare in campo perché piove, per un po' di tempo la pianta va avanti. Ci sono degli anni in cui l'anno scorso che pioveva sempre, quanti di voi pregavano perché si fermava per andare a dargli un po' di concime sia al grano che al mais, chi era riuscito a seminarlo il mais, ok? Perché nelle prime fasi quella famosa V6 per la famosa spighetta è molto importante. Non so se sono... abbiamo quasi finito, eh? Dove sono? Oh, ci siamo. E qui una considerazione un po' di tutto il ragionamento che abbiamo fatto 2013, 2014 e 2015, okay. Quanto è piovuto? Vediamo in alto, no? 412 la quantità d'acqua totale che è stata utilizzata per coltivare, di cui 212 pioggia nel 2013 e 200 mm di irrigazione, ok? Quanto ha prodotto? Allora, la colonna fucsia, che colore è quello, Daniele? Io non me ne... Fucsia, può andare bene? Viola. La colonna viola, vedete, è quella che è stata irrigata, quindi ha preso sia l'acqua del Signore sia l'acqua che le abbiamo dato noi. Nel 2013, 11 tonnellate e mezza, chi non ha irrigato, 9 tonnellate e mezza. Qui siamo nel Ferrarese. Nel 2014, le produzioni sono state sbalorditive, la parte centrale, vedete, 425 mm in totale d'acqua, 320 di pioggia, vi sto parlando nel momento in cui è stato coltivato il mais, e 105 di irrigazioni, sono state fatte solo 2 irrigazioni, guardate che produzione. Lì c'è stata anche fatta una buona concimazione, una irrigazione con la manichetta, sempre tutte e tre anni con la manichetta qui, eh? Ok? Nella parte finale, cioè 2015, quest'anno, vedete cosa succede? È successo 400 mm totale, 188 di pioggia, 200 di irrigazione, abbiamo prodotto come 2013, ok? Il ragionamento qual è? In tutti gli anni 412, 425 e 408, ok? Sempre la stessa quantità, sempre 4.000 metri cubi d'acqua più o meno gli sono serviti. Però 320 mm di pioggia in un periodo molto importante
ha permesso e ha dato un contributo notevole alla produzione che non siamo riusciti a replicare negli altri due anni. Vi sto parlando delle prove, queste sono prove in parcella, non è pieno campo, per cui reclutiamo anche delle... Quella centrale, l'anno scorso in Romania, che fanno 6 tonnellate, 5 tonnellate e mezza di mais, ne hanno fatto 11, perché gli è piovuto che non avevano mai visto tant'acqua. Nel Ferrarese l'anno scorso hanno fatto di media 12, 12 e mezzo. Non so voi qui quanto siete riusciti a fare l'anno scorso di mais. Lei, signor Rosa? 120. L'anno scorso, secco. Ok. Questa è una foto che abbiamo fatto durante... No concimazione in banda, vedete, a sinistra e a destra la concimazione in banda. La siccità già cominciava a farsi vedere, perché la foglia si era arricciata. Sì. Vi ricordo semplicemente che esiste un servizio a livello nazionale e anche in Veneto per i giovani che vogliono seguire l'irrigazione con un sistema guidato su internet, si chiama Irriframe, e se non ricordo male la Regione Veneto dà dei contributi solo se si segue questo sistema. È molto abbastanza semplice, intuitivo, ma ripeto, per i giovani, se qualcuno di voi vuole andare a valutarlo si può divertire. Io quando facciamo le sperimentazioni lo uso, mi diverto perché ci prende. Concludo, così possiamo fare due chiacchiere, magari andare a mangiare anche. Sul mais, la concimazione starter, come abbiamo potuto vedere, ha incrementato le produzioni del 18% se usiamo solo fosforo. Se abbiamo usato azoto e fosforo, come nel nostro caso, siamo arrivati anche al 46%. Vi ricordo che quelle prove sono di fianco alla fabbrica, e di fianco alla fabbrica il concime non manca, soprattutto quello che c'è da mettere sotto, vero Stefano? Possiamo granulare la terra. Dare da mangiare e da bere al mais quando ne ha più bisogno e nei momenti di maggiore sensibilità, e abbiamo visto perché dobbiamo dare gli elementi nutritivi nel momento più opportuno e l'acqua nei momenti più opportuni. Se aumentiamo il numero di piante per metro quadro, è come se a tavola, anziché mangiare in 4, mangiamo in 10. La mamma o il cuoco deve aumentare il cibo, non solo, ma anche le bottiglie di vino, perché altrimenti non si muore, si sfama, ma non si mangia come si dovrebbe, come siamo abituati. Non so se è chiaro il messaggio, ok? Quindi se vi suggeriscono di aumentare le piante da 7,5 a 10, o con la fila in bando, a 40, come volete voi, ricordiamoci sempre: più piante, più mangiare, più acqua. Se non ho acqua, stiamo sulle 7,5, perché accontentiamo un po' meglio tutte le piante e ottimizziamo le produzioni. Io vi ringrazio, il nostro motto è coltivare bene per mangiare meglio, ma soprattutto buona coltivazione a tutti, perché ne abbiamo bisogno. La settimana di decisione sul sito ci sarà. Mi diceva il mio collega che il film abbiamo ripreso oggi qui. Se qualcuno di voi vuole rivedere la presentazione e vuole ripassare qualche cosina, può andare sul nostro sito, scaricare il film in noi e rivedere magari dei concetti che abbiamo appena detto. Vi posso dare il microfono così dice? Vuoi fare una domanda sul discorso che ha fatto lei prima? Lei ha detto che negli Stati Uniti sono riusciti a produrre 25 tonnellate per ettaro. Il Guinness. Sì, vabbè, capisco anche, però hanno usato tecniche particolari, concimazioni particolari, oppure qualcosa di nuovo che noi non siamo a conoscenza? No. Quando, ovviamente la prima cosa importante che bisogna considerare è che loro usano del seme modificato geneticamente, quindi dal punto di vista OGM, ma questo attenzione. Loro lo usano soprattutto perché vogliono utilizzarsi e semplificarsi la vita. È Roundup ready, quindi significa che è resistente al Roundup, al glifosate. Fanno un passaggio
distruggono tutto, non è un problema. Il concetto è semplicemente, loro hanno grandi superfici, attrezzamenti molto grandi, hanno attrezzature, ma soprattutto loro gli danno quello che gli serve, gli danno acqua, piove, per intenderci, così cerchiamo, non dovrei, facciamo così. Siamo stati l'anno scorso nell'Alabama, nella parte sud degli Stati Uniti. Io non mi aspettavo, ho trovato in Alabama, nella parte sud, la parte calda, non mi aspettavo, ho trovato una quantità di riso che io non mi sarei mai immaginato. Riso, man mano che salivamo su, trovavamo soia, man mano che salivamo, cambiavamo stato, trovavamo mais. Come irrigano loro? Qui chi ha tanta acqua alza, anche qui nel vento, alza la paratia, pompa e fa una sommersione generale o un'infiltrazione da solchi. Loro cosa fanno? Hanno dei polietileni enormi, bianchi, in queste dimensioni, 240, sono belli grandi, polietilene flat, quello che si usa per il pomodoro, quello piatto, ok? Hanno delle irrovore che attaccano e questi tubi sono lunghi anche 400-500 metri, chiusi in fondo, li mettono in pressione, mettono l'omero con una fustella a mano tipo zappa e in corrispondenza di un solco, tum, fanno un buco e zampilla, vanno più avanti, tum, fanno un buco. In questo modo praticamente danno acqua, ma sommergono completamente, non si fanno tante storie, non si fanno la pippa del... cioè, adesso si stanno accorgendo che i Missouri, che il Mississippi, scusatemi, che il fiume sta prendendo un bel po' di roba, il Golfo del Messico è inquinato, ma loro non si fanno tanti problemi, per cui loro ci danno di brutto, sia in concimi, sia in acqua, e durante tutto il periodo che sono stato lì non ho visto un trattore lavorare. Cosa facevano? Trattavano con le aerei, abbiamo trattato la pirai, dice vabbè che mi faccio un volo, noi abbiamo il fazzolettino, nel fazzolettino cosa fai? È una realtà completamente diversa, e non so se sono riuscito a... Però tenga presente che a livello mondiale, tornando ai famosi numeri che dicevamo prima, le medie dal sito FAO, che bisogna sempre un po' prendere con le pinze, fare una media di 10 tonnellate a ettaro di mais secco su 35 milioni di ettari è un conto, fare una media di 11 tonnellate su 1 milione di ettari è un altro conto. Noi abbiamo delle realtà produttive molto interessanti sul mais, sul Mantovano, ma anche da voi si arriva anche a delle produzioni molto eccellenti, poi anche in Friuli, però qual è il ragionamento che bisogna fare? Produzione, costo, dobbiamo sempre fare incrociare le due.